Risolvi graficamente la seguente disequazione razionale, un terzo che moltiplica la radice quadrata di meno x quadro più 2x più 1 è maggiore o uguale di x noni più un terzo. Ancora un esercizio nel quale anche qui io direi di moltiplicare per 3 entrambi i membri di questa disequazione in modo tale da ottenere una radice quadrata di meno x quadro più 2x più 1, che attenzione non è lo sviluppo del quadro né di x meno 1 né di x più 1, perché c'è quel meno davanti, anche se lo raccogliessimo dentro avrebbe x quadro meno 2x meno 1, che non è nessuno sviluppo, maggiore o uguale di un terzo x, perché 3 noni è un terzo, più 1. Così che io possa rappresentare la curva y uguale alla radice quadrata di 1 meno x quadro o più 2x è quella che è la retta y uguale 1 terzo x più 1. Sulla retta non mi soffermerei più di tanto, la rappresentiamo alla fine come al solito, mentre in questa dobbiamo porre meno x quadro più 2x più 1 maggiore o uguale di 0, che cambiando i segni diventa x quadro meno 2x meno 1 minore o uguale di 0. Questa equazione, se la fate applicando la regola risolutiva ridotta, quindi 1 più o meno radice di viene 1 più o meno radice di 2, quindi viene che x è compreso tra 1 meno radice di 2 e 1 più radice di 2. Vi ricordo che radice di 2 è 1,41, 1 meno, se fate con la calcolatrice, vabbè, ovviamente 1 meno 0,41 è quasi 0,6, 0,50, quindi questo è un 0,59 circa. Se questo è 1,41, questo è circa 2,41. Non è comodissimo rappresentarla nel piano cartesiano, ma comunque ovviamente meno 0,59, no? Perché 1,41 è più grande di 1. 1 meno 1,41 è un 0, meno 0,59, 1 più 1,41 è un ovviamente 2,41. Tra l'altro, vi dicevo, quello che va detto, sì, in realtà ho detto male io, perché ovviamente questo è meno 0,41, non meno 0,59, che è meno 0,59. 0,41, no? Meno 0,41, 2,41, no? Beh, ovviamente se questo è 1,41, 1 meno 1,41 sarà 0,41, se farò la calcolatrice, insomma, 0,59, non lo so, negativo chiaramente. Ora, vediamo di rappresentare come al solito, di eliminare le parti di piano che non ci interessano. Ovviamente, sicuramente y deve essere anche maggiore o uguale di 0, e su questo non ci piove. Quindi togliamo dalla parte di sotto, la parte negativa, quindi quella al di sotto dell'asse delle ascisse, e dopodiché x uguale meno 0,41, beh, supponiamo che questo sia, secondo me questo sia 1, sia meno 1, meno 2, questo 1, questo 2, ecco, supponiamo che questa sia proprio 1 più radice di 2, quindi cancelliamo tutto quello che c'è a destra della retta verticale x uguale 1 più radice di 2. Se questo è meno x uguale meno 1, beh, diciamo che meno 0,41 sarà all'incirca questo. E cancelliamo tutto quello che c'è a sinistra della retta verticale x uguale 1 meno radice di 2. Eccola qua. Ora, non rimane altro che, come al solito, elevare al quadrato da una parte e dall'altra, in modo tale che venga y quadro uguale 1 meno x quadro più 2x. Allora, cosa fare? Allora, io porterei 1 meno x quadro più 2x a sinistra. Allora, meno x quadro diventa x quadro. Poi abbiamo più y quadro. E poi abbiamo un meno 2x uguale 1. No? Ma non so se ve ne siete accorti, questa non è un'equazione di un'ellisse, ma è un'equazione della circonferenza. Di centro 1, 0, eccolo qui il centro. Questa è l'origine. E il raggio? Beh, vi dico subito che il raggio è radice di 2, perché basta fare il raggio, che è radice di 1 al quadrato
meno meno 1, perché ci sarebbe meno 1 se lo porto lì, radici di 2. 1 è 41. E in effetti, se questo è 1, questo è ancora 1, 1 è 41 avevo questo. Quindi siamo perfetti, quindi diciamo che ecco qua il nostro semicerchio, che è questo. Quindi io che questa è una circonferenza di centro, ripeto, 1, 0 è raggio radice di 2. Immagino conoscete sicuramente la circonferenza. Tra l'altro la circonferenza, se è intersecata con l'asse delle ordinate, che è questa, quindi date 0 alla x, ottenete y quadro uguale 1, quindi questa circonferenza interseca l'asse delle y nei punti 0, 1 e 0, meno 1, quindi questo è il punto 0, 1. 0, 1 che è anche il punto di intersezione di questa retta con l'asse delle y e l'intercetta. E tra l'altro x uguale meno 3 è l'altra intersezione, quindi se andiamo qui, quindi vedete che sta retta, vediamo se riesco a farla, è questa, eccola la retta, che interseca quella semicirconferenza in due punti, che sono uno questo e l'altro questo. Rispondiamo adesso alla domanda del nostro esercizio. Mi dici dove questa funzione y uguale radice di x quadrato di x più 1 è più in alto, è maggiore o uguale della retta y uguale un terzo di x più 1? Dunque, da questo valore qui, da 0 fino a sto valore qua, è più in alto proprio qui. Vedete che in questo intervallo, lo segno qui, è più in alto questa, perché da 1 meno radice di 2 fino a 0, e da questo valore qui fino a 1 più radice di 2, è a essere più in alto è la retta. Il problema è che non conosciamo sto valore qui. Beh, se questo è 1, è un valore compreso fra 1 e 2, quindi possiamo dire che la soluzione è x compreso tra 0 e alfa, dove alfa appartiene all'intervallo 1, 2. Così andrebbe bene. Se volessimo vedere esattamente che valore è alfa, basterà risolvere l'equazione. Intanto, 0 lo includiamo, mettiamolo qui. 0, va bene, radice di 1 che è 1, 1 maggiore o uguale di 1. No, 0 non lo andiamo a includere, secondo me, non sarebbe corretto. Diciamo che, pure mettiamolo là, vedete, se lo mettiamo qua, viene che un terzo è maggiore o uguale di un terzo. Diciamo che possiamo includerlo perché comunque c'è l'uguale che ci salva. Quindi 0 lo possiamo includere, anche se non includerlo non sarebbe del tutto sbagliato. Ad ogni modo, vediamo chi è questo alfa. In pratica ci viene meno x quadro più 2x più 1, che è il quadrato di questo, uguale a un nono di x quadro più 1 più 2 terzi x. Allora, moltiplichiamo tutto quanto per 9, entrambi i membri, viene meno 9x quadro più 18x più 9, perché ho moltiplicato per 9, uguale x quadro più 9 più 6x, perché 9 per 1 fa 9, 9 terzi è 3, per 2x fa 6x. Se ne vanno 9 e 9 per la regola della cancellazione. Porterò meno 9x quadro più 18x a destra e ottengo un 9x quadro più x quadro che fa 10x quadro, meno 18x più 6x è un meno 12x uguale 0, 6 meno 18 in pratica, no? Se raccolgo un 2x a fattore comune, guardate, scrivo qua 2x moltiplica che cosa? 5x meno 6 uguale 0. Vedete che in effetti le intersezioni sono una è x uguale 0 e va bene, l'altra è 6 quinti, quindi questo valore qui esattamente è un 6 quinti. 6 quinti, se lo fate effettivamente, io ho scritto valore compreso fra 1 e 2, mi sono tenuta la larga, 6 quinti effettivamente è un 1.2, quindi x compreso fra 0 e 6 quinti con entrambi i valori inclusi è la soluzione di questa equazione che abbiamo risolto facilmente in maniera grafica.